Coach, una partita difficile, sofferta ancora una volta, però ancora una volta Caserta ha tirato fuori tutto quello che aveva raschiato il fondo del barile, alla fine alla distanza è venuta fuori e ne ha vinta un'altra. Sì, abbiamo fatto fatica al primo tempo, abbiamo avuto una percentuale bassa da tre punti, abbiamo fatto dei buoni tiri ma non sono andati a segno. Naturalmente abbiamo avuto delle difficoltà in difesa. Alla fine del primo tempo abbiamo riorganizzato e resettato perché giustamente eravamo sotto uno, avevamo sbagliato tanto e bastava un po' di tranquillità e la via del canestro è arrivata. Devo dire che la forza di questa squadra è il gruppo e niente, dobbiamo però andare avanti, pensare a cercare di modificare delle cose. Intervallo eravamo sotto di uno facendo una bassa percentuale da tre punti, dopodiché abbiamo resettato la mente, la testa, siamo stati lì concentrati, abbiamo tirato fuori gli artigli come questo gruppo sa fare e abbiamo fatto anche dei canestri importanti. Purtroppo ci sta a sbagliare dei tiri aperti, però non dobbiamo demordere perché poi alla fine basta un piccolo click nella testa che si ribalta tutta la situazione. La forza di questa squadra ad oggi è il gruppo e dobbiamo andare avanti e non mollare mai perché le partite si vincono anche in questo modo. Senti, nel finale ancora una volta Caserta viene fuori, questa vuol dire una grande prova da un punto di vista mentale, questa squadra ha grande forza mentale perché poi questo può tornare utile in chiave futura, in chiave playoff, dove veramente i finali saranno importanti e mantenere la lucidità nel finale è fondamentale. Sì, la cosa che mi è piaciuta molto, soprattutto il quarto, mi è piaciuto che la squadra si è passata la palla, abbiamo creato dei tiri aperti e realizzati. Quindi questo è un pregio che va dato, è un merito che va dato alla squadra. Bisogna guardare avanti adesso. Bisogna guardare avanti, esatto. Ok.